Un saluto caloroso a tutti quanti, a tutti voi che siete qui venuti a festeggiare insieme con noi questi nostri 10 anni di esistenza dell'Associazione 3 Febbraio. Siamo nati il 3 febbraio del 96 e adesso siamo al febbraio 2006, quindi sono 10 anni che stiamo festeggiando della nostra esistenza. Volevamo festeggiarlo un po' con tutti, con tutti coloro che ci hanno conosciuto in questi anni, qui a Bologna, ma non solo, perché l'associazione è un'associazione nazionale e si batte su tutto il territorio nazionale. Quindi la festa è stata fatta a Roma, Napoli, Milano, Torino, Genova, in tutte le parti in cui l'associazione esiste. E volevamo appunto che questa fosse un'occasione per fare un po' il bilancio della nostra vita e pensare soprattutto al futuro, organizzare il nostro futuro insieme con voi, come abbiamo sempre fatto. Sappiamo benissimo di non rappresentare l'assieme del movimento degli immigrati in Italia e in Europa, se vogliamo, però sappiamo una cosa, che forse siamo una parte anche importante di questo movimento. E ci vogliamo rivolgere a tutti gli immigrati e con loro discutere, con gli italiani, con gli antirazzisti, con chi sente di poter e volere cambiare le cose in questo paese, ma non solo. La sera l'abbiamo pensata quindi in questo modo e la struttureremo in questa maniera. Ci sarà l'introduzione di Antonio, poi passerò la parola prima di dare l'introduzione ad Antonio B, qui tutti Antonio ci chiamiamo, per i saluti di Basharat, e penso che per il gesto, sia pur piccolo, che noi abbiamo potuto fare di solidarietà con le popolazioni del Pakistan, soprattutto Kashmir, che sono stati colpiti dal terremoto, come sapete. E quindi Antonio ci porterà il saluto di Basharat che è partito e è andato in Pakistan. Presentatore è Michele del coordinamento dell'associazione 3 febbraio. Presentatore non si era presentato. Presentatore non presentato. No, molto brevemente. Voi tutti sapete che quando a ottobre abbiamo appreso la notizia del terremoto in Pakistan, come associazione in diverse città abbiamo promosso azioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Kashmir, no? In molte città, diciamo, la lotta è stata con le prefetture per ottenere il rilascio di permessi di soggiorno provvisori per rientrare in Kashmir per le persone che dovevano andare appunto a soccorrere i familiari, a verificare quello che era successo, soprattutto a Muzaffarabad e nei dintorni di Muzaffarabad. A Bologna non erano moltissimi i fratelli che provenivano da quell'area, e abbiamo scelto di dare vita a una raccolta di fondi che abbiamo poi inviato in Pakistan, a questo ospedale vicino a Muzaffarabad, per poter acquistare medicine, strutture, contribuire all'allestimento di un ospedale da campo. Basharat, prima di partire, perché è dovuto rientrare in Pakistan proprio per motivi anche familiari, era molto dispiaciuto di non essere qui stasera, di non poter festeggiare con noi, e ci ha lasciato una lettera che ora è molto lunga, non sto a leggere, che però possiamo riassumere così, insomma. Lui diceva che questo piccolo gesto che il 3 febbraio ha fatto, sicuramente da un punto di vista economico, non risolve i problemi dell'ospedale di Muzaffarabad e sicuramente non di tutta la gente del Kashmir colpita da questa terribile tragedia, però è un segno importante perché è costruito, come dire, dal basso, è costruito con le proprie forze e che in qualche modo getta un seme per la costruzione dell'Associazione 3 febbraio anche in Kashmir. Ecco, io vi volevo riportare, mi sono fatto un po' portavoce di Basharat in questo saluto e in questo ringraziamento all'associazione. Allora, saluto a tutti anch'io. Sono molto, molto emozionato di parlare in una situazione alla quale non ero abituato, per cui ho pensato in questi giorni, ho pensato a chi a questa assemblea, a questo momento di festa avrebbe partecipato, ho pensato a tanti fratelli con i quali in questi ultimi si arriva alla voce. Devo spezzare il fiato. Fratelli in questi mesi, in questi anni abbiamo lottato insieme, ci siamo conosciuti,
e abbiamo insieme costruito questa associazione, che è un'associazione, come già ricordava Michele, che si è costruita a Bologna, ma che si sta costruendo in questi 10 anni in tante e in tantissime città, in alcune anche in maniera molto molto bella, dinamica, con grandissima partecipazione. Sono stati anni in cui abbiamo lottato insieme, però abbiamo non solo lottato, abbiamo imparato a conoscerci. Tutto inizia da questa grande manifestazione che c'è stata il 3 febbraio, lo ricordava Michele, il 3 febbraio del 96, in cui una manifestazione a Roma enorme, in cui parteciparono quasi 50.000 persone, in cui la stragrande maggioranza fratelli e sorelle immigrate. E fratelli e sorelle immigrate che si incontravano in quella piazza, in quelle strade a Roma, anche in maniera nuova, diversa. Magari fratelli e sorelle immigrate nei loro paesi avevano, i cui paesi erano e sono tuttora in guerra, ma che invece in quella piazza stavano insieme per lottare insieme, ma non solo per lottare per i diritti, per il permesso di soggiorno, in una maniera assolutamente nuova. E noi abbiamo voluto da quella manifestazione dare una continuità, non solo fermarci a quel momento, ma pensavamo che era importante trovare una struttura, qualcosa che potesse raccogliere gli stimoli di quella manifestazione, ma proiettarli in avanti. E ci troviamo dopo 10 anni a poter parlare e ricordare quella manifestazione come una manifestazione importantissima, però ricordare anche tutto quello che in questi 10 anni abbiamo fatto insieme. L'immigrazione in questi 10 anni oltretutto è cambiata. Sempre più fratelli e sorelle arrivano in questo paese, non solo, arrivano in Europa, arrivano nel nord del mondo per varie ragioni, non come ci vogliono far credere. Poi penso che questo lo sappiate meglio di me, potete anche raccontarlo meglio di me, non solo ragionando con lo stomaco, non solo per un problema di fame, ma perché in un tentativo anche di migliorare la propria vita, sfuggendo anche a paesi, a situazioni anche molto, molto drammatiche, create anche dai paesi e dai potenti della terra. Siamo, secondo me, solo all'inizio di una trasformazione di questo mondo, una trasformazione direi grossa, e se impariamo a riconoscere anche la forza inarrestabile che queste trasformazioni determinano, possiamo anche pensare a un futuro diverso. In parte l'Associazione 3 Febbraio vuole essere una parte di questa trasformazione, vuole essere anche una parte cosciente, pensierosa di questa trasformazione. E in questo contesto lo sviluppo del movimento degli immigrati è avanzato tanto, ci sono stati anche momenti complicati in questi anni. Pensavamo anche proprio in questi giorni, ritornando un po' su questi ultimi anni, a che cosa ha significato l'attacco terroristico dell'11 settembre, cosa ha significato l'attacco che c'è stato poi da parte degli stati nei confronti dei fratelli e delle sorelle, no? Immigrati uguali terroristi. Però tanti fratelli, tante sorelle hanno voluto reagire, stiamo provando a reagire insieme, a spiegare insieme che questo paragone razzista che gli stati e i potenti della terra vogliono far credere è assolutamente ingiusto. E l'Associazione 3 Febbraio da questo punto di vista rappresenta qualcosa di diverso, perché in questi anni abbiamo lottato contro il terrorismo, contro il razzismo, ma non ci è bastato lottare contro il razzismo, perché gli immigrati, dopo l'attentato dell'11 settembre, in una grande manifestazione il 3 novembre hanno detto: e noi lottiamo per la pace e lottiamo anche per la sanatoria. Quindi un movimento degli immigrati che dà una risposta, che dice: noi siamo qui
siamo arrivati qui, non vogliamo solo diritti, ma vogliamo costruire qualcosa di diverso. Vogliamo un mondo di pace. Una grande risposta, una grande risposta di civiltà, al di là di tutto quello che dicevano, no? Lo scontro di civiltà. Invece una grande risposta, semplice ma efficace. È stato un momento difficile, un momento complicato. Per esempio la legge Bossi-Fini subito dopo l'11 settembre fu votata, il 12 o il 13 settembre, il 12 settembre fu votata in Parlamento. Noi contro quella legge abbiamo lottato, abbiamo provato in varie città, ma anche nazionalmente, a lottare insieme. Una legge che non arrivava così all'improvviso, una legge che si era creato un terreno aperto anche dal governo precedente, dal governo di centrosinistra con la Napolitano Turco. Anche lì, qualche anno prima, sono stati anni importanti in cui non solo abbiamo lottato, ma abbiamo cercato di offrire un'associazione che potesse essere punto di riferimento, aperto sportelli legali. Penso anche all'esperienza qui a Bologna, è stata un'esperienza importante, quello dello sportello legale, in cui molti fratelli sono venuti a chiedere aiuto, ma poi al di là dell'aiuto immediato sulla legge abbiamo iniziato a conoscerci, a raccontarci le nostre storie, i luoghi dai quali provenivamo, i nostri sogni, le nostre paure. L'Associazione 3 Febbraio ancora una volta da questo punto di vista vuole continuare su questo percorso, un percorso che si indirizza, che pensando al futuro, a una società diversa, a una società, dicevamo con un appello e continuiamo a dire, a una società aperta, libera, solidale e interetnica. Quindi l'interetnicità è diventato uno degli aspetti più importanti anche della nostra vita nel pensare al futuro, cioè fratelli e sorelle, etnie differenti che si incontrano in questa associazione, che non mettono insieme semplicemente la propria cultura, ma interagiscono rispetto alla propria esperienza, che pensano a una possibilità di un mondo appunto libero e aperto. E abbiamo messo al centro anche della nostra vita di associazione la questione della difesa e dell'accoglienza. Quindi non solo gli sportelli legali, ma anche appunto come accogliere le migliaia che arrivavano in questo paese, ma non solo, perché penso che la voglia, il sogno anche di poter tornare nel proprio paese è un sogno che ognuno di voi ha dentro di sé, no? Poter tornare, riavvicinarsi ai propri cari, ritornare a rivedere la propria terra. E, insomma, questioni di sentimenti profondi. Said sorride, ne abbiamo parlato spesso anche ultimamente, no? Così quando si ritorna dopo un viaggio e dopo aver rincontrato i propri cari. Però in questa esperienza anche qui, perché non pensare anche a un ritorno nella propria terra con un'esperienza nuova, che può essere quella di aver conosciuto l'Associazione 3 Febbraio, quindi di aver iniziato insieme a pensare a un mondo diverso, a un mondo nuovo, a un mondo di pace anche. E un mondo dove le criminalizzazioni in questi anni si ripetono, non ultima anche la sparata di Calderoli di 2 giorni fa, no? Un attacco secondo me violento e razzista, su quali dobbiamo essere assolutamente chiari, dobbiamo imparare, cioè, a dirlo ad alta voce, con coraggio,
un attacco violento e razzista che criminalizza gli immigrati, insieme all'attacco che ha fatto la Lega nei 2 mesi scorsi con dei manifesti orribili, no? In cui si vedeva la fotografia della moschea, in cui c'era della gente che pregava islamizzati o terrorizzati. Cosa vuol dire? E quindi i fratelli di fede musulmana sono i terroristi che stanno pregano, e quindi l'immagine era questa, e sono loro i terroristi e non li vogliamo in questo paese. No, dobbiamo dire no. Basta gente come Calderoli. Assolutamente scacciamo i razzisti come Calderoli e non solo. Sono stati anni in cui su questo abbiamo lottato insieme, anche con molta forza, con molto coraggio e determinazione, anche anni in cui momenti anche difficili, in cui pensavamo che gli immigrati stessero, soprattutto dopo l'11 settembre, ci fosse la possibilità che gli immigrati ritornassero nelle proprie case, no? Proprio come i potenti, lo Stato italiano, i potenti della terra vogliono. Gli immigrati vengono qui, lavorano, fanno la loro giornata di lavoro sfruttata e poi tornano a casa in silenzio. L'associazione 3 febbraio ha prova con tante difficoltà, stiamo provando a essere qualcosa di diverso. Sedi che possiamo farlo meglio, e per cui anche qui stiamo oggi, perché abbiamo bisogno di voi. L'associazione 3 febbraio è un'associazione di immigrati, abbiamo bisogno di immigrati che ognuno a proprio modo si senta protagonista di questa associazione, la senta propria, abbia voglia di farne parte, di costruirla, e le sedi, dicevo, ma non solo le sedi, possono essere un punto di riferimento non solo per lo sportello legale, ma anche un momento per incontrarsi e scambiarsi, un momento di lettura, di leggere insieme, guardare un cinema insieme, giocare a calcetto. Ne parlavamo con i fratelli del mercatino multietnico, col quale abbiamo lottato, anche una lotta importante, un paio d'anni fa. Abbiamo lottato insieme per ottenere la possibilità per i fratelli di trovare uno spazio in cui continuare a esercitare il proprio lavoro, un diritto elementare, se volete, e però ci ha fatto trovare e incontrare l'associazione 3 febbraio con questo gruppo di fratelli che a ognuno poi a suo modo tiene un rapporto con l'associazione 3 febbraio, per cui non solo qui, non solo vogliamo che si sviluppi l'associazione 3 febbraio, oltretutto questo penso sia giusto e doveroso per noi, però che si sviluppi veramente un movimento degli immigrati. Da questo punto di vista vogliamo essere anche l'anima più noi in prima fila con voi per procedere da questo punto di vista. Continuando sulla questione della sanatoria incondizionata, che è uno degli aspetti sui quali vogliamo continuare a batterci. E in questi anni spesso ci siamo trovati nelle piazze, per esempio per festival interetnici, cioè momenti anche di socialità un po' più in grande di questa festa, però l'abbiamo sviluppato spesso in questi anni, spesso abbiamo lottato insieme il 1° maggio, abbiamo ripreso una data storica per dare un significato nuovo. Immigrati che insieme lottano, per esempio insieme ai disoccupati, è stato anche questo un passaggio importante. Il 1° maggio è stato negli anni una data importante per noi, li abbiamo sviluppati nazionalmente, li abbiamo sviluppati recentemente anche più nelle varie città. L'anno scorso, per esempio, qui a Bologna abbiamo insieme ai fratelli eritrei e somali fatto un presidio sotto la prefettura, oppure momenti anche più di manifestazione. Pensavamo anche quest'anno a un 1° maggio, forse magari discutiamolo insieme, nazionale, un 1° maggio nel quale ci troveremo in un momento in cui il nuovo governo in Italia, ci sarà già il nuovo governo. Noi speriamo, io spero, che il nuovo governo non sarà il governo di destra. Spero di non vedere più Berlusconi, Fini, i razzisti della Lega al governo. Però è anche vero che cosa,
cosa succede se va alla sinistra? L'associazione 3 febbraio non ha più motivo di essere perché la sinistra aiuterà i fratelli immigrati? Penso di no. Penso che ci troveremo con la stessa gente che, o una parte di quelli che erano al governo 5 anni fa, che hanno fatto la legge Napolitano Turco, che hanno aperto i CPT, che hanno varato e votato leggi razziste, anche loro, e quindi penso che l'associazione 3 febbraio ha bisogno di continuare la lotta, sapendo che non possiamo avere illusioni nei confronti di questa gente, perché questa gente al massimo la parola più bella che utilizza è l'integrazione. E cos'è l'integrazione? Io penso che il progetto di integrazione in questo paese è fallito all'inizio. Lì dove c'è un'esperienza in altri paesi, con molti fratelli parlando, c'è sempre l'esempio della Francia, no? Said, che ha un'esperienza anche più lunga da questo punto di vista. Però qualche mese fa mi sembra che il progetto di integrazione è un progetto che è fallito. Tutti i casini ci sono stati a Parigi, quindi gli stati, anche da questo punto di vista, e qualsiasi governo non possono darci le risposte. Noi abbiamo nell'ultimo, a fine novembre, fatto un congresso nel quale abbiamo fatto un bilancio anche del lavoro di questi ultimi anni, in cui un bilancio positivo, un bilancio in cui tante lotte abbiamo fatto insieme, sono state lotte che abbiamo vinto. Per esempio a Bologna citavo la questione del mercatino, oppure i permessi di soggiorno la lotta con i fratelli eritrei e somali per il diritto d'asilo come rifugiati politici, una lotta molto importante in cui quasi 200 fratelli e sorelle sono riusciti a ottenere il riconoscimento di status di asilo politico, e siamo riusciti a far venire a Bologna la commissione da Roma, a spostare da Roma una commissione nazionale che non si spostava, è venuta qui e in 3 giorni ha ripreso in mano tante carte, pratiche che erano in sospeso e ferme da mesi se non anni. E quindi lotte anche importanti vinte, là ci sono tanti fratelli che vengono da via Pallavicini, la lotta fatta con via Guelfa, con i fratelli pakistani di via Guelfa per l'apertura, dopo lo sgombero di via Guelfa e l'apertura di via Pallavicini. Lotte importanti, però un futuro in cui abbiamo bisogno di unirci ancora di più come associazione, di avere una dimensione nazionale dell'associazione, per cui quello che diceva Michele, sapere che in questi giorni in tante altre città tanti altri fratelli e sorelle stavano festeggiando il 10° anniversario, ma non solo, che tanti fratelli e sorelle stanno pensando a cosa succederà nei prossimi 2 anni all'associazione 3 febbraio, come ci possiamo organizzare meglio come associazione, come possiamo essere più punto di riferimento e come possiamo essere più consapevoli che questa associazione è nostra, è la nostra associazione. Noi abbiamo delle idee che in questi mesi, preparando il congresso, abbiamo discusso. Io penso che questa assemblea così ampia e numerosa, queste idee può ridiscutere, possiamo pensare insieme ancora meglio che cosa fare dell'associazione 3 febbraio e come la vogliamo, come vogliamo che questa associazione possa essere la nostra associazione, l'associazione nella quale veramente ci riconosciamo e siamo anche punto di riferimento per tanti fratelli. Un'associazione che secondo me dal punto di vista dell'auto-organizzazione deve essere molto consapevole, fratelli e sorelle che lontano dagli stati, lontano dai finanziamenti statali, si organizzano nella loro indipendenza. Per cui il principio dell'auto-organizzazione secondo me deve essere fondamentale. Quindi, dicevo, auto-organizzati. Per essere auto-organizzati io penso che
ognuno di noi, ognuno di voi, ognuno di noi deve iniziare a pensare come può essere utile al proprio fratello, alla propria sorella, utile allo sviluppo di questa associazione, allo sviluppo di un movimento degli immigrati per una società interetnica. Iniziare a pensare insieme che cos'è per noi l'interetnicità. Io ho bisogno di saperlo, anche da ognuno di voi, anche per avere un quadro per me più chiaro anche di ognuno di voi. Che cosa state pensando dell'interetnicità? Come può essere utile nella nostra vita? Ma non solo nella nostra vita, proprio per il futuro. Che facciamo di questa associazione? Come la costruiamo meglio? Che cosa può offrire, oltre alla lotta, alla difesa dei fratelli, allo sportello legale? Che altro possiamo fare? Come possiamo provare a non pensare di essere solo strumenti di questo sistema, ma esseri umani interi? Io penso che il dibattito di oggi pomeriggio può essere molto stimolante, molto bello da questo punto di vista. Volevo concludere appunto su questo aspetto. Il movimento degli immigrati in questi anni si sta sviluppando. Oggi festeggiamo una data, secondo me, importante per il movimento degli immigrati, non l'unica data. Però è importante pensare che non basta lottare contro il razzismo. Il razzismo è una parte, è anche una cosa che ognuno di voi vive quotidianamente sulla propria pelle. Però possiamo immaginare un mondo differente. Cerchiamo di immaginarlo insieme. Antonio ha fatto questa introduzione, insomma. Adesso tocca forse anche a noi andare a focalizzare alcuni aspetti, no? A renderlo più vivo questo dibattito. È un invito molto caloroso, quindi, perché giustamente l'opinione di ciascuno, questa è auto-organizzazione, non è un'idea astratta, è questa. Cioè, è voi e noi che parliamo, ci confrontiamo. Siamo noi che governiamo questa associazione, noi. Sono le vostre opinioni, le mie, che si confrontano. Questa è l'auto-organizzazione. Quindi l'invito è a parlare e a dibattere, perché credo che ci sia grande, grande materia di dibattere e soprattutto pensare al futuro. Questo era l'invito grande che ci faceva appunto Antonio. Noi abbiamo una scadenza, diciamo, io ritorno a ribadire questa, sul 1° maggio, e cerchiamo di pensare cos'altro possiamo fare. Quindi invito al dibattito. Prego. Sono Maria Grazia dell'associazione Le Formichine, appartengo all'associazione 3 febbraio da diversi anni, anche se non ho potuto in prima persona dare un apporto molto, molto efficace. Come movimento di pensiero però condividiamo come Formichine questo diciamo, diritto a vivere in pace in questa società troppo divisa. Mi veniva un paragone: ciascuno di noi ha un vestito addosso che è tenuto insieme da tanti punti. Se un punto cede, si scuce una cucitura, il vestito si rompe. Ciascuno di noi si deve sentire come un punto, ma deve essere un punto saldo, un punto fermo, che tiene insieme questo vestito formato da tanti colori della pelle, che non devono essere importanti per giudicare o per sentire l'amicizia, la disponibilità verso l'altro. Nella mia associazione stiamo aiutando molte persone col PMS di soggiorno e ieri è uscito il modulo alla posta, forse molti di voi lo sanno, per i flussi migratori. Anche questa una soluzione non ovviamente sufficiente, una soluzione che non dà, è una lotteria. Difficilissimo avere il permesso tramite questa legge. La nostra associazione condivide appunto, come dicevo, questo movimento di pensiero, e se verranno fatti
vorrà contribuire per il 1° maggio a fare iniziative. Mi veniva in mente di fare qualcosa a livello cittadino, anche diciamo, nei vari centri sociali, divulgare perlomeno nei vari centri sociali, che sono tanti nella città, sono più di 30 e altri 30 nella provincia, in modo da avere un pubblico. E, diciamo, collaborare e farsi conoscere dalle altre associazioni di volontariato, ce ne sono diverse che condividono nel loro statuto questi principi. Quindi mi dichiaro disponibile a sostenere iniziative che verranno fatte e cerchiamo di inventarle insieme. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di tutto io lo do grazie al 3 febbraio per questa serata, bella serata secondo me, tra extracomunitari e italiani insieme. Allora, noi come extracomunitari qua in Italia cerchiamo la nostra posizione e cerchiamo una strada giusta per quanto riguarda i diritti di extracomunitari. Il 3 febbraio un'associazione che cercava da tanti anni per trovare questa posizione e noi siamo contenti almeno che abbiamo in fianco certe persone che lottare per avere un diritto all'extracomunitare in totale. Il governo italiano, o destro o sinistro, io non ci credo, o destra o sinistra, perché il governo è sempre un governo. Il turco napoletano ha messo una legge per l'extracomunitare, una legge razzista, la Bossi-Fini è peggio, e noi cerchiamo in Italia come extracomunitare a trovare una integrazione a livello sociale, a livello culturale, anche a livello politico, diciamo, nel senso. Comunque noi dobbiamo stare vicino il 3 febbraio per andare avanti, per arrivare a qualcosa, almeno per la nostra posizione qua in Italia. E grazie per tutti. Prima di tutto vi saluto tutti e devo anche ringraziarvi, perché dai, diciamo che abbiamo avuto questa iniziativa per poter riunire noi, voglio dire, la nostra gente e altra gente anche, se necessario, per poter discutere insieme. Perché l'associazione 3 febbraio, è vero, è un'associazione interetnica, solidale, aperta, tutte queste cose che diciamo e tutti questi aggettivi che abbiamo e usiamo anche, non sono usati così per caso, perché a volte la gente usa un aggettivo per dare un impatto. Ma noi usiamo questi aggettivi perché ci crediamo, purtroppo. Eh sì, purtroppo, perché alcuni lo dicono e non ci credono. E io vorrei ricordare alla gente che noi siamo un'associazione che non solo prova di concretizzare, ma prova anche di discutere, anche se non siamo capaci a volte di, come si dice, realizzare una cosa, siamo disposti a discutere di tante cose. E con noi non esistono problemi che non si discutono, ma bisogna anche dire che il nostro obiettivo non è solamente riunire la gente, ma è fare ragionare,
ragionare la gente in un modo molto positivo, ragionare verso il senso di poter affermarci tutti. Perché vi dico una cosa, prendiamo solo un caso. Una macchina è molto piccola e ci sono 5 persone sempre dentro che vanno dovunque a girare il mondo. E noi siamo in un grandissimo, come si dice, pianeta. E nonostante tutto non riusciamo a viverci insieme. Non lo so, se possiamo vivere in una casa, in un quartiere, in un paese, questo vuole anche dire che possiamo vivere in questo mondo insieme, amandoci tutti. E che l'importante per me o per noi è considerarsi tutti come fratelli, sorelle. E non dobbiamo mai anche pensare che ci sono cose che non possiamo realizzare. Noi diciamo che può darsi che non possiamo realizzare tutto, ma possiamo arrivare a fare almeno qualcosa di positivo. E quella cosa di positiva, che cosa? È vivere insieme nella pace, vivere insieme nell'amore, vivere insieme nel bene. Io credo e noi crediamo, come associazione 3 febbraio, che il bene dell'altro è anche il nostro bene. E il bene di tutti è anche il bene di qualcuno. E bisogna anche ricordare alla gente che finché, come lo dicono, c'è vita, c'è speranza, quindi bisogna lottare. Bisogna non scoraggiarsi, bisogna incontrarci, discutere, fare un passo, lottare per tutti i nostri fratelli e nostre sorelle. Credo che finché noi saremo come associazione 3 febbraio, che tutte le cose che affrontiamo, non le affrontiamo a livello politico, ma a livello umanistico. Quindi è questo che dà senso alla nostra associazione. Che... dai, si può divertire, dai. Che se vogliamo... possiamo arrivare a fare grandissime cose. E se vogliamo anche, possiamo definire chi siamo, anche se non ci arriveremo mai. Ma noi sappiamo solamente che siamo fratelli e sorelle e lottiamo per fare, come si dice, per arrivare a un'affermazione della specie umana, come si dice da voi. E credo che non ci sono sogni. Ci sono cose che possiamo realizzare e non stanchiamoci e vi invitiamo tutti. Tutti insieme lottiamo per ottenere qualcosa di positivo. Grazie. Grazie a te, Tafa. Good evening, ladies and gentlemen. So, everybody... grazie a tutti per essere qui, sono molto contento di vedere tanti fratelli, tante sorelle da tanti paesi qui presenti stasera, venuti per partecipare alla celebrazione, all'anniversario dell'Associazione 3 febbraio, che è cominciata 10 anni fa e che sta lavorando in tutti questi ultimi 10 anni. This association is prepared 3 febbraio. So this association... l'associazione negli ultimi anni ha avuto un modo molto coerente di lottare cioè di affrontare lotte molto dure a fianco dei fratelli e delle sorelle immigrati in particolare. Questa associazione ha supportato e sostenuto gli immigrati da un punto di vista legale, psicologico, politico, di fronte e contro la legge negli ultimi 10 anni. Io non ero qua negli ultimi 10 anni, sono qui soltanto da 3 anni, ma ho potuto partecipare e vedere quello che è stato fatto. Allora noi vogliamo proseguire su questo percorso di lotta
per i diritti di tutti gli immigrati, perché vogliamo una trasformazione sociale, una rivoluzione sociale che riguardi tutti gli immigrati e che riguardi anche però la gente di questo paese, la gente italiana. Solid platform, concrete platform. We want to do in social revolutions. Social problems for immigrant peoples and brother and sister Italian society and immigrant society. We want in futures. So this is my request for particular. Allora chiediamo l'aiuto di tutti i fratelli, di tutte le sorelle, italiane e straniere, perché noi vogliamo cambiare questo sistema. Vogliamo cambiare questo sistema che di destra e di sinistra è un sistema capitalista che opprime gli immigrati. Vogliamo partire dal sostegno ai fratelli immigrati. Prima ho scordato di dire, avevo detto, abbiamo bisogno però di solide basi, per sviluppare la nostra associazione. Qui noi abbiamo una guerra da combattere, che è quella contro il razzismo e contro il fascismo. Noi vogliamo, come dire, fare questa battaglia non solo in Italia ma in tutto il mondo e sostenere le comunità che vivono in Italia ma che vivono anche negli altri paesi, negli altri continenti, in Africa, in Asia. In support particular community of local and international community. Once again I will doing to great salute Italian brother and sister and extra community brother and sister. Thank you so much for the coming. No, io in primo luogo volevo in maniera veramente non formale dire buon compleanno a 3F. Noi in generale non è che siamo grandi amanti degli anniversari, delle celebrazioni, delle ricorrenze, diciamo che anzi in generale non tanto, però in questo caso credo che sia giusto fare un'eccezione, perché io credo ci meritiamo celebrare un anniversario, celebrare un compleanno. Fra l'altro mi sembra che questa sia la maniera migliore per celebrarlo, perché ci sono in questa sala decine, non so, centinaia, quanti siamo? Un centinaio di persone, molte hanno fatto la storia dell'associazione 3 febbraio, altre iniziano a conoscere adesso, benvenute ovviamente. Ed è una soddisfazione, credo, una soddisfazione celebrare in questa maniera il compleanno della 3F, quando noi, l'organizzazione di cui faccio parte, che è Socialismo Rivoluzionario, lanciamo la manifestazione del 3 febbraio del 96, eravamo molto convinti che ci fosse bisogno di una lotta contro il razzismo, di una lotta per i diritti degli immigrati, ma non solo. C'è una lotta per l'interetnicità, una lotta per la solidarietà interetnica, una lotta per l'auto-organizzazione, una lotta per iniziare un futuro di civiltà interetnica che iniziasse nel come noi iniziassimo a vivere questi valori, iniziassimo a vivere questi embrioni di futuro. E ovviamente in questi 10 anni il percorso è andato molto avanti, Antonio lo ricostruiva, io credo, anche bene, in maniera emozionata, come è giusto che sia, no? È andato molto avanti, ci sono state lotte straordinarie, io personalmente sono andato anche in altri paesi, sono stato in Spagna alcuni anni, sono appena tornato a Bologna, per cui non ci conosciamo con tutti ovviamente, però è un percorso comune, questo mi sembrava importante che dicesse anche Antonio nell'introduzione. Cioè io credo che dobbiamo viverci, ognuno di noi, al di là dei nostri percorsi individuali, al di là dei nostri percorsi anche particolari, anche l'impresa comune che stiamo cercando di sviluppare. Come diceva Taffai in maniera molto brillante, per il bene comune, perché il bene comune è il bene di tutti, e il bene di tutti è il bene comune. Io credo che questo sia particolarmente importante in questa fase, fra l'altro, perché in questi 10 anni sono successe tante cose, e anche tante cose che credo hanno bisogno di una grande risposta da parte nostra. Per esempio, io vorrei dire solo brevemente che la prepotenza dell'Occidente è sempre più grave, sempre più grande. Ma come? Chi ha lanciato la bomba a Hiroshima e Nagasaki oggi critica l'Iran perché ha la bomba atomica. Ma come? Chi ha fatto la guerra, per esempio, all'Iraq in nome della democrazia e hanno lanciato bombe, hanno fatto stragi, oggi non accetta che Hamas vinca le elezioni in Palestina. Al di là di come uno possa pensare con Hamas, per noi ci sono anche molte differenze ovviamente, però come? Hanno fatto la guerra in nome della democrazia e adesso non accettano il risultato elettorale, ricattando il popolo palestinese, sottoponendolo a sanzioni tremende da questo punto di vista. Come? Gente
gente. Grazie. Come gente che dovrebbe solo stare zitta come Calderoli alla pretesa di offendere, certo, sotto forma di, tra virgolette, vignette satiriche, tante persone che credono in un'altra religione diversa dalla sua, e adesso vuol uscire con un'altra maglietta il tipo, orgoglio cristiano, no? Questa è la prepotenza dell'Occidente, questa è la prepotenza... Questa è la prepotenza dell'Occidente. L'Occidente, come diceva Saddick, è capitalista, ma l'Occidente è bianco, l'Occidente è prepotente, l'Occidente è cristiano, l'Occidente è razzista. E contro tutti questi aspetti io credo che stiamo mettendo le basi, anche come associazione 3 febbraio, per rispondere in maniera organizzata, per lottare, sapendo che anche degli esempi a livello mondiale ci danno una mano. E penso per esempio all'esempio della Palestina, ancora una volta. Perché come? Nonostante tutto, nonostante la tragedia, nonostante la guerra, nonostante il mostruoso Stato di Israele stia massacrando il nostro popolo palestinese da 50 anni, la lotta, la resistenza, la rivoluzione del popolo palestinese riprende più viva che mai. E riprende con una radicalità eccezionale contro lo Stato sionista, però in generale, per provare a liberare tutta la Palestina, tutto il popolo palestinese. E proprio per l'esempio, per milioni di persone che rappresenta la Palestina, per esempio, noi diciamo che è una speranza importante, perché la lotta, la resistenza, la rivoluzione ai quattro angoli del pianeta risorge costantemente. E questo credo sia uno stimolo anche importante per noi, per esempio, qua in Italia, che stiamo provando a lottare non solo contro il razzismo, contro lo Stato, contro i governi di destra e di sinistra, come giustamente diceva Said, ma cerca di lottare per mettere un seme, un embrione di futuro, di civiltà interetnica, solidale, che cerca di mettere un embrione di futuro a misura di donna e di uomo, a misura di donna e di uomo di tutti i colori, di tutte le, della specie umana, che è una sola, con molti colori e molte storie differenti. Io credo sia, per finire, una bella maniera di celebrare questo compleanno oggi insieme. Siamo 100, non siamo tutti qua, ce ne sono altri, però scusate, mi sembra un buon, che in 10 anni qualcosa abbiamo fatto, qualcosa abbiamo costruito, e continuare a sviluppare questa costruzione io credo che possa rappresentare il miglior augurio rispetto al futuro, cioè dal basso, attraverso la lotta, l'auto-organizzazione, per costruire un'alternativa che sta nella società, e non nei palazzi, e non negli stati, e non nei governi, e non chi ci domina, ci opprime, ci sfrutta, per esempio. Buon compleanno a 3F. Sono stato un membro dell'associazione dal 1997 fino adesso. Allora, come che noi siamo qui in Italia, io ho visto dal punto di vista mia, con l'esperienza che ho avuto qua, e posizione e la vita di un immigrato in Italia, oltre che vai su bello per migliorare, qui sta andando peggio ogni giorno. Motivo quale? La risposta è questa a questi signori che sono seduti a Parlamento come Bossi, Fini, Pisano, Berlusconi. Tutti quanti lo hanno mandato la vita di un immigrato verso il peggio. Secondo me, noi in un paese come Italia, che siamo qui, è la vita di un immigrato è più peggio rispetto a altri paesi europei qui dentro. Allora, noi dobbiamo vedere che l'associazione 3 febbraio cosa dice. Secondo me, l'associazione 3 febbraio dice di avere la nostra libertà. Libertà di chi? Libertà di un immigrato che vive qui in Italia. 3 febbraio non dice che noi andiamo in Parlamento, noi andiamo, diventiamo sindaco di Bologna, di Firenze, di qualche altra città, no, ma 3 febbraio la nostra società, la nostra associazione, parla di nostra libertà, che è nostra libertà. Allora perché noi arriviamo in Italia, in paese verso nord, come parlava Antonio prima? Arriviamo, non arriviamo solo per la fame, perché non abbiamo da mangiare in paese nostro, che stiamo morendo, no. Noi capiamo sicuramente, tantissimi di noi, che arriviamo per avere la più libertà, per più migliorare la nostra vita. In Italia però questa cosa non esiste su un extracomunitario immigrato che trasferisce qua. In Italia non esiste, secondo me, voi lo sapete già sicuramente più di me, perché libertà, dov'è libertà?
Libertà è questa, che vai a lavorare e la sera con silenzioso vai a casa, domani mattina devi arrivare al lavoro. Se non lavori vai a casa tua. Questa non è una libertà nostra qui in Italia. E poi soprattutto siamo in 2006, non è che adesso come anni fa. E la vita è diventata più peggio di prima, ragazzi. Dobbiamo pensare, non dobbiamo vedere adesso che stanno arrivando elezioni, che sta arrivando Prodi e sta andando Berlusconi. Non abbiamo bisogno di 3 febbraio in questo periodo che, vabbè, è stato Berlusconi perché era Bossi Fini. Grazie a Dio che Bossi è andato a buon fine e Fini c'è ancora, capito? E lui parla ancora, lui parla. Altro giorno io ho visto in telegiornale, no? Praticamente stavano dicendo che noi prendiamo un sistema dove mettiamo un timbro sul corpo di un extracomunitario immigrato che viene dal paese dell'estero, mettiamo un timbro che quel timbro non va via sul pelle, che così noi capiamo già subito che quando arriva un altro, questo è arrivato, non è arrivato, quella storia là tanti anni fa che ha fatto Stati Uniti sugli italiani, questo qua parlava. Poi parlavano da sparare sulle frontiere, ma dove siamo, scusa? Poche parole, non perdo tanto tempo. 3 febbraio, non abbiamo bisogno sotto governo di destra e di sinistra. 3 febbraio, noi abbiamo bisogno di 3 febbraio finché noi siamo qui, immigrati siamo qui in Italia. Fino a quando siamo qui in Italia, noi abbiamo bisogno di 3 febbraio perché parla di nostra libertà. Grazie. Noi dell'Occidente, no? Ci definiamo dell'Occidente. Abbiamo bisogno, molto più bisogno dal punto di vista psicologico, dal punto di vista sociale, di quanto i migranti abbiano bisogno di noi, perché noi viviamo nel vuoto, abbiamo perso la ritualità, abbiamo perso tutti quei punti di riferimento di cui l'essere umano ha assolutamente bisogno. Quindi se noi riuscissimo a capire che l'interscambio è la formula vincente, che non esiste una cultura inferiore, no, come se il flusso migratorio per definizione fosse da una società inferiore dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, verso una società superiore. Non esiste superiorità in ambito sociale, esiste scambio, cioè esiste parità, uguaglianza. Parliamo di fratelli, ma fratelli nel senso profondo della parola. Cioè, quindi il bisogno è reciproco. Se la libertà è dei migranti, la libertà è dei nativi, cioè non c'è la libertà, per questo tendo sempre ad allargare il discorso. Siamo tutti sulla stessa barca, se la barca affonda, affondiamo tutti, Punto. In realtà dopo un dibattito come questo non ci sono conclusioni, ma ci sono progetti che devono andare avanti. Perché dopo una platea come questa, tanti ci sono tornati, e Michele parlava di emozione e responsabilità. È vero, noi che da tanti anni costruiamo questa associazione siamo emozionati a festeggiare insieme a voi un compleanno, come diceva Lorenzo, così importante, ma quello che conta è la fiducia di poter andare avanti, di poter proseguire, è la coscienza che questi 10 anni sono stati 10 anni importanti, però è quello che riusciamo a fare nel futuro. Antonio parlava appunto di 3 questioni: organizzazione, cultura e lotta. Noi siamo convinti che questa organizzazione può essere l'associazione 3 febbraio un'organizzazione per tutti voi, quindi l'invito più caloroso a tanti che sono tornati, che ci ritroviamo dopo tempo, a tanti che hanno anche percorsi differenti, cerchiamo insieme una strada per un'alternativa di una società aperta, libera, solidale e interetnica. Cerchiamolo insieme, possiamo, questa sera lo sta dimostrando, questa festa, questo dibattito, questa assemblea lo stanno dimostrando, i volti, gli sguardi, i cuori, i sentimenti di tutti voi. E a proposito di quello che diceva Antonio, i sentimenti non si parla sempre, perché di solito si parla di politica. Noi vogliamo continuare a parlare di sentimenti, vogliamo continuare a parlare di che cosa significa per noi immaginare un futuro differente. I diritti sono importanti e continueremo a lottare, a proposito di lotta sui diritti, ma continueremo a lottare prima di tutto per una società differente, per un progetto di futuro nuovo, completamente nuovo.
alla faccia dei governi amici, alla faccia dei razzisti come Calderoli, alla faccia dei potenti della terra, una società che si auto, gruppi umani che si auto-organizzano e che pensano a un futuro diverso. Lotte, lotte importanti, l'appello che faceva Antonio il primo maggio secondo me è un appello sacrosanto per la storia, che, per il significato che ha il primo maggio per l'associazione 3 febbraio, per il movimento degli immigrati in questo paese negli ultimi 10 anni, abbiamo saputo dare vita a primi maggi molto importanti, per quello che significherà anche nel passaggio immediato, subito dopo le elezioni. Molti, non torno su tutti gli interventi, su alcune questioni secondo me sono, è importante tornare. La responsabilità di cui parlava Michele è una responsabilità che non è, che nasce dal profondo del cuore, che nasce dall'essersi trasformati insieme. Siamo cambiati insieme in questi anni. La nostra vita è cambiata, ma la vita di tutti voi è cambiata, perché siete venuti in Italia, è cambiata nei tragitti, ma è cambiata nelle persone che abbiamo conosciuto, e secondo me nel bene comune sta cambiando, per alcune idee secondo me importanti dell'associazione 3 febbraio, sta cambiando ognuno di noi. Antonio parlava a proposito di cambiamenti anche del linguaggio. Il linguaggio è secondo me un aspetto importante. Spesso molti di voi lo raccontano, siete abituati a dover dare giustificazioni continue, dover dire per esempio gli immigrati non sono ladri, gli immigrati non sono terroristi. Il linguaggio di questa sera è un linguaggio che va molto 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 al di là di quello che siamo abituati a fare quasi quotidianamente, a doverci difendere. Stasera non ci siamo difesi, stasera abbiamo iniziato a pensare insieme che cosa può diventare l'associazione 3 febbraio, ma ancora di più che cosa possiamo immaginarci per il futuro. Continuiamo su questa strada, e secondo me il sostegno di cui parlava Sadiq dell'associazione 3 febbraio è un sostegno importante, ma è un sostegno che si basa sul sostegno che ognuno di voi può dare a questa associazione. Il legame di fiducia è che è una fiducia reciproca, di cui parlava molti fratelli, anche Faisal, è un legame che deve continuare e si deve stringere. Per cui questa sera può essere una sera in cui facciamo un patto tra di noi. Pensiamo, se siamo convinti, o se pensiamo che questa associazione è curiosa, è un'associazione un po' diversa dalle associazioni che siamo abituati a conoscere, un po' diversa e sicuramente tanto diversa da quello che i politici e la politica ci offre. Facciamo un patto di iniziare a costruire insieme questa associazione. Tante, tante decine di fratelli, sorelle, donne, uomini antirazzisti che ci sono in questa sala possono farlo. Io faccio un invito, non è un invito così, è un invito proprio esplicito. Per chi non ci conosce, c'è il banchetto, noi abbiamo una sede in via Cuccoli, zona San Donato, lasciate i vostri recapiti di telefono, costruiamo insieme non solo il primo maggio, ma un'associazione nuova, è un'associazione ancora più forte di quella che abbiamo costruito in questi anni. Lo faccio io.